Gianni Colacione, 10 marzo 2012, davanti all'ambasciata cinese a Roma. Siamo in compagnia di Giampiero Leo, che si presenterà da solo e ci spiegherà i motivi della sua presenza a questo sit-in per la libertà del Tibet. Intanto, grazie infinite a lei e a tutte le persone che parlano della causa tibetana. Perché? Perché la causa tibetana, da una parte, è poco conosciuta, pur essendo uno dei più lunghi drammi della storia, perché il Tibet è occupato da oltre 50 anni dalla Cina comunista. La Cina comunista, il governo cinese, sta devastando il Tibet, sta procedendo praticamente a uno sterminio graduale del popolo, sia con sterilizzazioni, con immissione di coloni cinesi in grandissima quantità. In pratica cerca di condannare i tibetani a far la fine che fecero i Pelle Rossa d'America. Quindi ringrazio innanzitutto perché si rende un po' nota questa causa, e in secondo luogo perché, come tutti sappiamo, la Cina è potentissima e quindi schierarsi contro la Cina non è certo considerato opportuno da molti governi, da molti centri e poteri economici, da gran parte dell'opinione pubblica. Noi invece riteniamo che sia una battaglia proprio di umanità fondamentale, sia un paradigma, un emblema della capacità dei democratici di oggi, delle persone che credono nella libertà, di sapersi ancora battere. In questo senso io sono stato eletto presidente dell'Associazione per il Tibet e i diritti umani, che è un'associazione che esiste in regione Piemonte e di cui fanno parte molti consiglieri regionali e moltissime associazioni per i diritti umani, Amnesty International, Italia Tibet, Interresistance, Interdependence, insomma varie associazioni che si battono per i diritti umani. Quindi è un'associazione unitaria, politica, ma come spiegavo pluripartitica, non fa riferimento a uno schieramento politico o all'altro, allo scopo principale di denunciare le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo e di organizzare azioni politiche, ma anche economico-sociali e culturali di sostegno. Per esempio nel caso del Tibet stiamo anche difendendo la sopravvivenza della cultura tibetana, sostenendo centri culturali tibetani, asili tibetani in India, insomma la sopravvivenza della cultura di un popolo, esattamente quello che il governo comunista cinese, non i cinesi che sono anche loro vittime del governo e che in gran parte sono un popolo meraviglioso, e noi abbiamo rapporti molto buoni anche a Torino con la comunità cinese, insomma cerchiamo, questo non lo facciamo solo per il Tibet, l'abbiamo fatto per il Darfur, stiamo difendendo le donne iraniane, le donne islamiche, abbiamo appoggiato per come potevamo la primavera araba, ci siamo battuti per la Cecenia, in sostanza un'associazione a tutto tondo, a tutto campo, che però nel nome ha voluto indicare il Tibet, quindi Associazione per il Tibet e i diritti umani. Perché? Non perché i tibetani abbiano, fra virgolette, più diritto di altri di essere difesi, perché la dittatura e l'oppressione sono terribili dovunque l'uomo venga perseguitato, l'uomo, la donna, l'essere umano, ma perché il Tibet è il paradigma di un popolo pacifico, non violento, che è stato invaso ingiustificatamente, che è oppresso e da 50 anni subisce, più di 50 anni, questa oppressione senza reagire mai con la violenza. Oggi certo ci sono questi episodi drammatici di monaci buddisti o anche laici, donne e uomini che si danno fuoco, questo ci intristisce moltissimo, ma anche questi non hanno mai pensato di fare come i kamikaze, far morire altri, hanno rivolto la violenza contro se stessa. Noi siamo anche contro la violenza contro se stessi, perché la vita umana è sacra, però questo sta a significare quanto sono esasperati e in certi casi disperati dall'occupazione, a causa dell'occupazione cinese, ma anche, ahimè, dell'insensibilità del mondo. Per questo, grazie a ogni giornalista, ogni persona, ogni insegnante, ogni donna e uomo che si batte per la causa del Tibet.
E vogliamo dare qualche riferimento di questa associazione, dove possiamo trovarla, se c'è un sito internet, se ci sta un modo per poter avere contatti, per potersi eventualmente anche iscrivere? Certo, io sono il presidente e do il mio contatto, in modo perché si può fare riferimento anche a me come presidente dell'associazione, però l'associazione ha sede presso il Consiglio regionale della Regione Piemonte, che è sito a Palazzo Lascaris, via Alfieri 15. Il dirigente del Consiglio regionale, che è responsabile tecnico di questa associazione, una persona squisita e disponibilissima, il dottor Alessandro Paolini. Il numero di telefono per raggiungerlo è 011 57 57 1, puoi chiedere del dottor Paolini, 011 57 57 1, dottor Paolini. Invece la mia email è, tutto minuscolo ovviamente, giampiero.leo@cr, che sta per Consiglio regionale, ma CR soltanto, quindi contratto.piemonte.it. Sono felice di poter fare qualunque cosa che sia utile alla causa dei diritti umani e segnatamente in questo caso alla vicenda tibetana, quindi sono a disposizione. Grazie Giampiero Leo. Grazie a te.